Buongiorno ragazzi, bentornati a Mauritius. In questo secondo video cominciamo subito da Port Louis, dal mercato, e dobbiamo recuperare un sacco di cose oggi perché dobbiamo anche fare quello che non abbiamo fatto ieri a causa maltempo, nonostante piova. Sì, giornata molto carica. Sì. Noi siamo carichi, voi siete carichi? Andiamo. Sì, corriamo. Cos'è Marti questo? Questo è la mela zuccherina, oddio quanto è dolce! Si chiama mela zuccherina non per niente. Si chiama mela zuccherina non per niente, è un frutto tipico di qui, abbastanza raro, è molto buono, molto dolce. Molto dolce, buono. Siamo in mezzo alle balle. Allora, al piano terra c'è tutta frutta e verdura e sono tutti molto tranquilli. Al piano di sopra, quando ci sono stoffe, souvenir e varie altre cose, cercano tutti di fermarvi. Quindi, dal nostro punto di vista è un po' fastidioso, però vabbè, è il modo di fare di molti paesi. Ci sta, ci sta. La visita al mercato è stata molto intensa, ma anche molto veloce, perché veramente abbiamo i tempi strettissimi oggi. E adesso stiamo andando all'Eureka. Un'altra casa colonica, come quella che abbiamo visto ieri, un po' più piccola. Sì. Ma questa è del... dovrebbe essere 1836. È molto carina anche perché qua hanno fatto anche un ristorante, non dentro la casa stessa, ma fuori, tutto nel portico. Sì. Quindi noi mangeremo qui. Prima però facciamo un giro. E questa è la stanza cinese, che è molto curiosa perché la sua vera funzione era semplicemente quella di mostrare che la famiglia era ricca e che quindi poteva permettersi mobili particolari provenienti dalla Cina. L'altro mi piace molto in realtà quel coso, il letto divano, è molto bello, non so se l'abbiano mai usato, ma è molto bello. Altra stanza curiosa, il salotto. Questa in realtà veniva usata come salotto, sì, ma era completamente bianca come la maggior parte delle altre stanze. Ora però è rossa, con anche delle decorazioni floreali. Cosa è successo? Praticamente ci hanno girato un film indiano e hanno ricoperto tutto di rosso perché volevano così, e hanno semplicemente deciso di lasciarlo perché fa parte della storia della casa. Quindi ok. Eccoci arrivati alla base, dove ci sono le cascate che sono dietro di voi. Sono belle, larghe, non troppo alte. Posizione carina, vale la pena scendere. Sono molto belline. Però adesso mi sa che è ora di andare a mangiare. Bello, sì, bello l'orologio. È ora. Andiamo a mangiare. Eccoci a tavola. Allora, vi facciamo sapere che qui non c'è un vero e proprio menù. Praticamente, o almeno noi non l'abbiamo visto. La signora ci ha proposto delle alternative, noi abbiamo approvato tutto quello che lei ci ha detto. Sì, anche perché sapeva che avevo bisogno del senza glutine, quindi forse ci ha proposto direttamente quelle cose lì. Stiamo mangiando del marlin affumicato. A quanto pare il marlin è abbastanza tipico, perché l'abbiamo già mangiato diverse volte. Sì. E poi del curry. Speriamo che non sia troppo piccante il curry. Quindi? Non sembra piccante. Bene. Bene. Ottima sorpresa. Quindi finiamo e andiamo. Questa mattina abbiamo dovuto correre così tanto perché è finalmente ora dell'escursione da noi più ambita, quella che ci avevano cancellato a causa del maltempo. Attraversiamo nuovamente Mauritius per raggiungere questa volta Ilo Zagret. Su quest'isola / riserva naturale sono state estirpate tutte le piante non endemiche e l'ambiente è stato riportato a quello che doveva essere l'aspetto di Mauritius prima dell'arrivo dell'uomo, circa 400 anni fa. Su quest'isola è possibile vedere le tartarughe giganti e 5 animali tipici endemici di Mauritius che sono in uno stato di conservazione critica, quindi prossimi all'estinzione. Vediamo cosa riusciamo a vedere, speriamo in qualcosa, probabilmente... Le tartarughe, anche se non sono 3-5, quelle speriamo di sì. Speriamo. E speriamo anche gli altri. Vediamo, iniziamo a camminare e guardiamoci intorno molto attentamente. L'esemplare dei 5 che vediamo subito, e non era neanche tanto difficile, è la volpe volante maggiore delle mascarene, perché si trova in gabbia. Ed ecco a voi le tartarughe giganti. Ma devono ancora crescere.
Le tartarughine sono qui perché sono piccole, quindi per proteggerle, per controllare che siano in buona salute, dopo 5 anni vengono rilasciate in natura, mentre i pipistrelli della frutta purtroppo non possono essere rilasciati, sono quelli che vengono riabilitati dopo magari dei cicloni, cadono o hanno incidenti, ma non possono essere rilasciati perché non avrebbero una famiglia a cui tornare che li accetterebbe, e quindi rimangono qui purtroppo. E subito dietro la gabbia, ed ecco la prima tartaruga gigante che vediamo. Into the wild. Fantastica. È gigantesca. A circa tra i 90 e i 100 anni. Mm-hmm. Facciamo vedere veramente quanto è grande. Ci avviciniamo. Tanto ci hanno detto che comunque se vogliono essere avvicinate stanno qui, altrimenti se ne vanno. Sono libere, quindi Marti, fanno quello che vogliono. Avvicinati. Intanto vi faccio vedere io che qua dietro hanno le scritte per identificarle, e le fanno appunto sia sulle piccole che sulle grandi. Siamo riusciti a vedere le tartarughe giganti into the wild. Diciamo che qui a Mauritius ci sono solo due posti dove sono in libertà. Uno è qui, su quest'isola, e un altro è su un'altra piccola isola a nord di cui adesso mi sfugge il nome. In tutto il resto di Mauritius sono tenute in delle gabbie per proteggerle. Proteggerle da cosa, chiederete voi, visto che hanno questo guscio durissimo? Dalle persone che le rapiscono, dai bracconieri, insomma. Stiamo parlando molto di bracconaggio ultimamente, e quindi devono essere protette. Le tartarughe giganti non sono tra i 5 animali endemici di Mauritius conservati sull'isola perché semplicemente non sono endemici. Esistevano delle tartarughe mauritane, ma hanno fatto la stessa fine dei dodo. I marinai che si fermavano sull'isola a fare rifornimento, infatti, avevano sviluppato una predilezione per questi due animali. Cosa abbiamo qui, Marta? Qui abbiamo una scultura di dodo a grandezza naturale, come dovevano essere, nel loro ambiente naturale. O quello che sarebbe stato il loro ambiente naturale. A parte la panchina. A parte la panchina, certo. Erano parecchio grandi, cavolo. Cioè tu che sei piccola, ammettilo. Proprio per le loro dimensioni, pesavano circa 23 kg, e la facilità nel cacciarli, dato che non volavano, i dodo erano considerati un ottimo pasto, mentre le tartarughe erano portate sulle navi come rifornimento, visto che potevano sopravvivere per mesi senza cibo e con poca acqua. Per questi motivi, e perché le loro uova cominciarono a essere preda dei ratti introdotti sull'isola, i dodo si estinsero nel 1681 e le tartarughe nel 1840. Gli esemplari che troviamo oggi su Mauritius sono di una specie simile importata dalle Seychelles. Quello dietro di noi è Big Daddy, la tartaruga più grande dell'isola e più anziana. Ha più di 100 anni, sì? E pesa 205 kg. E anche lui si avvicina, ma a differenza dell'altra tartaruga che voleva essere accarezzata, lui vuole mordere. Sì. Quindi è pericoloso, nel senso che può staccarvi un dito. D'altro canto è anche molto lenta, è una tartaruga. E quindi insomma avete tempo per scappare. Proprio nel caso. Di correre via. Qui dietro, oltre alla guida, abbiamo anche i due responsabili veterinari che insomma controllano tutto il giorno, tutto il tempo la situazione. Joe, hai una tartaruga gigante in mano? Ho una tartaruga gigante in mano, sono diventato Superman. Questa non ha ancora niente sul guscio perché l'hanno appena trovata giusto oggi e l'hanno portata qui. Qui siamo nella nursery delle piante. Mm-hmm. E quindi direi che possiamo spuntare dalla lista, tenere sul palmo della mano una tartaruga gigante. Yay! Ma nonostante le tartarughe giganti siano super affascinanti, tenete gli occhi aperti per un altro rettile gigante, la lucertola di Telfair. E questa sì che è nell'elenco dei 5 animali a rischio. Gli altri 3 animali dell'elenco invece sono uccelli. Dietro di noi il piccione più raro al mondo. Piccione rosa, rosa perché ha il becco e le zampe rosa, e 26 anni fa ne erano rimasti solo 9 esemplari in tutto il mondo. Oggi siamo circa 300 e sono divisi tra qui e il Black River Gorges National Park. Quindi forza e coraggio. E dopo il piccione rosa tocca al tessitore di Mauritius, che però è lui a trovarci, o meglio a trovare la nostra borsa appoggiata su una panchina nella quale pensa ci sia del cibo.
e alla fine sentiamo anche il cinguettio dell'occhialino olivaceo di Mauritius, che pare sia molto difficile da avvistare visto che si muove molto velocemente. Yeah, yeah. You have it? Yes. Really? Yes. Incredibile. Yeah. E con questo fanno 5 su 5. Abbiamo effettivamente visto tutti e 5 gli animali che sono originari di Mauritius. Wow. Fantastico. E forse adesso avete capito perché ci tenevamo così tanto a venire qua e a vedere questo posto e chiaramente anche a mostrarvelo. Sì, molto molto bello. È incredibile appunto pensare di essere in un ambiente che ricorda Mauritius 400-500 anni fa. Proprio è un tuffo nel passato, bello, davvero bello. Con tartarughe che vagano così. E l'ultima fermata del tour dell'isola non è tanto divertente, nel senso che è un museo dove ci sono le riproduzioni in bronzo a grandezza naturale di tutti gli animali delle Mauritius che non sono riusciti a salvare. Quindi adesso vi facciamo vedere una piccolissima carrellata per rendere onore a questi animaletti che non potremo mai vedere dal vivo. E andiamo a vedere invece qualcos'altro dal vivo. Speriamo almeno, perché dobbiamo andare a fare snorkeling a Blue Bay. Visto che c'è il sole. È uscito anche il sole. Speriamo che rimane fino per i prossimi, per la prossima ora e mezza, dai. Ce la possiamo fare. E sì, il sole è rimasto. Però abbiamo avuto altri problemi, queste sono le uniche riprese che abbiamo portato a casa dello snorkeling. Perché? Cos'è successo? Allora Marti, io provo a far parlare te. È successo che una macchina che non è assolutamente un action cam, non è studiata per essere subacquea e assolutamente non costa una barcata di soldi, non ha smesso di funzionare durante lo snorkeling, proprio quando eravamo su un branco di pesci meraviglioso. Lo snorkeling, neanche deep diving che dici ma perché non è fatta apposta per quello, giusto? Ma porca GoPro di... Basta. Allora, stoppiamo qui Martina, sennò diventa pericoloso. Fatta quindi l'esperienza di snorkeling a Blue Bay, siamo pronti a cambiare destinazione, a cambiare resort. Quello che ci aspetterà per le prossime notti è lo Zilwa Attitude, che è dalla parte totalmente opposta dell'isola, qui siamo a nord. Sì, proprio sulla punta nord, c'è un mare bellissimo, una tavola. Ma facciamovi vedere la camera. Facciamovi, non è italiano, ma comunque vi facciamo vedere la camera. Facciamovi, come può essere in italiano? Permesso. Siamo entrati dal davanti, ma va sì, bene. Dal salotto, perché in realtà l'ingresso principale è dal bagno. Comunque questo è il salotto, sulla spiaggia, la camera da letto. E ci hanno regalato due cappelli di paglia, meno male, perché diciamo che il mio ha visto giorni migliori. Addio, grazie. Comunque cappelli di paglia, macarons, che non sappiamo bene quando mangiare, e una bottiglia di rum al cocco. Vorrei far notare questa cosa: primo hotel champagne, secondo hotel vino rosso, terzo hotel rum. Meno male che non abbiamo un quarto, perché sennò... sì, infatti. Assenzio direttamente. Bene. Volevo farvi vedere la doccia. Siamo in bagno qui, non si vede, non si capisce che siamo entrati in bagno, ma siamo in bagno. Quello se ne è allo specchio. E quindi questo è tutto molto bello, molto legno, molto beach. Sì, tra l'altro mi piace tantissimo il pavimento. Scusate, roba da architetto. Niente, pavimento in cemento approvato. Niente, Marti, doccia, cose, andiamo a cena. Io vado a farmi un tuffo in mare. Va bene. Ci vediamo a cena. Ci vediamo a cena. Siamo in un ristorante dell'hotel, quello sulla spiaggia, quindi... Lord di Sub, perché Lord di Sabbia. Ok, al di là del nome, che non abbiamo capito cosa significa, questo ristorante fa cucina fusion molto colorata e molto saporita. Cos'è? Un gelato? È una sfera con dentro del gelato. Buono. Beh, e col dolce direi che possiamo andare a dormire. E ci vediamo domani mattina. E buongiorno, oggi facciamo un tour culturale organizzato da Elite Voyage. Sì, vedremo un po' tutta la storia di Mauritius, vi abbiamo già detto qualcosina per quanto riguarda i dodo, ma c'è cioè tutta la storia culturale e tutto il resto. Partiamo, dove andiamo, dove siamo? Pamplemousse Garden. Andiamo. Mauritius era conosciuta già dal X secolo, ma i primi colonizzatori furono gli olandesi che sbarcarono sulla costa sud nel 1598 e diedero il nome all'isola. Mi stavo ammazzando. Bene,
Questo è uno degli spot più famosi del parco, con questa vasca di Victoria amazzonica, che sono queste ninfe. Non sono però endemiche, sono semplicemente belle, quindi vengono a vederle tutti. Ci sta. All'inizio Mauritius era solo un porto per fare rifornimento dopo molti mesi in mare, ma nel 1638 venne fondata una colonia. Gli olandesi piantarono campi di canna da zucchero e introdussero nuove specie di animali, che insieme alla caccia, come abbiamo visto, contribuirono all'estinzione del dodo e della tartaruga gigante. C'è un'altra cosa, oltre i dodo e le tartarughe, che aveva molto valore qui sull'isola. Foreste di ebano, una pianta che è super costosa, perché cresce un solo millimetro l'anno. Ed è per questo che abbiamo voluto mostrarvi subito i giardini di Pamplemousse, perché anche se tutte le foreste, la maggior parte delle foreste d'ebano sono scomparse, qui rimane ancora un albero che è il più vecchio rimasto in vita dell'isola. Pensate che è ancora più vecchio del parco stesso, del giardino stesso. Nonostante questa ricca risorsa però, la vita sull'isola era troppo difficile, quindi la colonia venne abbandonata nel 1710. Andati via gli olandesi, furono i francesi a stabilire qui una colonia e a partire dal 1715 Mauritius diventò l'Île de France. Questa è la cattedrale di Saint-Louis, la chiesa più antica di Mauritius, ed è stata costruita dai francesi. Sì, quindi chiesa cattolica. La nuova colonia ebbe più successo, come testimonia la costruzione di questa stessa cattedrale, risalente alla seconda metà del Settecento. Durante le guerre napoleoniche, Île-de-France diventò la base per i corsari francesi, che predavano le navi mercantili inglesi. Stanchi di essere derubati, gli inglesi sferrarono un attacco all'isola nel 1810, conquistandola e rinominandola di nuovo Mauritius. A questo punto gli inglesi costruirono diverse fortificazioni sull'isola come Fort Adelaide, un po' per proteggersi da attacchi militari esterni, un po' per paura di attacchi civili da parte della popolazione francese rimasta sull'isola. Quindi, passeggiando sulle mura di Fort Adelaide, potrete tenere d'occhio sia il mare che Port Louis. Anche se dobbiamo ammettere che questo panorama non è proprio il top, diciamo. Sì, diciamo che non è proprio l'ideale di Mauritius, quando uno dice, ah, Mauritius non è questo, però c'è anche questo. Sì. Dunque, ci troviamo ora nella zona commerciale del porto, si chiama Le Clodin Waterfront, e niente, ci sono un sacco di edifici nuovi, ombrelli appesi, e mi sa che ne avremo anche bisogno tra poco, ma ci stiamo in realtà dirigendo verso un sito patrimonio UNESCO. Percorrendo il lungomare arriviamo ad Apravasigat, i resti di un gigantesco complesso in cui nell'Ottocento i migranti passavano alcuni giorni di quarantena prima di essere smistati nelle piantagioni. Gli inglesi infatti avevano abolito la schiavitù nel 1835, ma si ritrovarono senza manodopera per la coltivazione della canna da zucchero, così adottarono il sistema della servitù debitoria. Persone molto povere che speravano in condizioni di vita migliori offrivano la loro manodopera in cambio di un passaggio sull'isola. Lo scambio era regolato da un contratto che i proprietari delle navi vendevano poi ai proprietari terrieri. In questo modo i migranti dovevano rimanere al servizio di chi possedeva il contratto finché non avessero estinto il debito. Quindi tecnicamente non parliamo più di schiavitù, ma il contratto era comunque cedibile ad altre persone, la durata del contratto era variabile e in ogni caso le condizioni di lavoro e di vita non erano migliorate parecchio. Quindi purtroppo molti lavoratori morivano prima della fine del proprio contratto. In ogni caso, la maggior parte della popolazione odierna discende da questi migranti, uomini, donne, adulti e bambini, che un tempo sono passati da Apravasigat, un luogo importantissimo per la storia di Mauritius. Ed è per questo che il sito è diventato patrimonio UNESCO. La maggioranza dei migranti che arrivavano sull'isola erano indiani, e questo ci porta alla nostra prossima meta. Un tempio Tami degli anni 50 dell'Ottocento però. Togliamoci le scarpe ed entriamo. Quando la popolazione indiana cominciò a diventare consistente, cominciarono ad essere costruiti templi indù per celebrare riti e cerimonie. E sul retro c'è una gabbia con dei pavoni, perché sono degli animacri sacri. E sul retro ci sono dei pavoni perché sono degli animali sacri per i Tamil. Prima li abbiamo anche sentiti fare E ci chiedevamo se fossero veri o perché eravamo dentro il tempio, quindi... Sì, sono veri. Comunque è molto bello che ti fanno partecipare anche facendo le cose. Sì. Cioè non sono tu sei diverso, quindi ma sono molto accoglienti per quanto riguarda. Verissimo.
Nello stesso periodo in cui veniva costruito il tempio indù, i membri della comunità mercantile di Port Louis cominciarono a costruire la moschea di Jumu'ah, perché già da allora Mauritius era un'isola multiculturale. A pochi passi dalla moschea troviamo Chinatown. Già nell'Ottocento, infatti, i cinesi cominciarono a migrare sull'isola attratti dalle nuove possibilità di commercio. Ed è per questo che qui c'è anche una pagoda. Questa è la Quan Ti, ed è la più antica dell'isola, del 1842. Spero di aver detto giusto. E alla pagoda cinese hanno anche una tartaruga. È l'anno della tartaruga. Ah, perché è l'anno della tartaruga, giusto. Ti pare che dobbiamo entrare nella nostra prima pagoda a Mauritius? È così, prima pagoda, c'è un odore acre di legno bruciato, tra l'altro fortissimo proprio. Ci sono tutte queste offerte appunto perché c'è stato di recente il Capodanno cinese. Siamo a metà febbraio, quindi è successo da poco. E per concludere questo tour ci siamo fatti portare a questa chiesetta, non perché sia particolarmente importante dal punto di vista culturale, ma perché è molto molto bella, molto molto Instagram. Sì, tanto che c'è una coppia che si sta facendo il photoshoot. E il tour culturale non finisce qui, perché abbiamo parlato di chiese, storie e tutto, adesso parliamo di cibo. E il cibo passa anche dalla cultura, infatti lo Zilwa Attitude ci offre l'opportunità di fare l'authentic dinner. Dove siamo, Martin? Con questo baccano. Siamo a casa di Rani e, come vi abbiamo detto, la maggior parte delle persone qui a Mauritius di origine indiana, quindi faremo una cena indiana, sì. Mauriziana, sì. Comunque locale, di locale. Persone che vivono qui. Rani, non l'abbiamo detto, lavora allo Zilwa. Sì. Namaste, welcome to my home. So when there's guest to our place, we welcome them like this, we say that guest is our God. So today you are our God. Quindi, dopo averci fatto le stesse offerte che si fanno nei templi, facciamo un giro per la casa. Le case non vengono costruite tutte insieme, ma stanza per stanza quando ci sono soldi disponibili. E dalla quantità di ventilatori sparsi in giro potete capire quanto faccia caldo qui dentro. Non sappiamo davvero come facciano a dormirci. Comunque, è ora di preparare la cena. This is Taki's yellow bean that we soak in the water one day before, and every time we change the water, so it becomes soft. It's very easy to crush it on the rock. If you don't have rock at home, you can crush in the machine, but you must do attention, you take out the water well, so it will be not watering. Yes, and you. And then you will mix some garnish, spring onion, coriander leaves, salt and pepper, and then we do a small ball like the chef is doing. Like the expert bear, yes. We don't buy bread from shop, bakeries. We do our own rotis. I am cooking roti. Roti is flour. We mix with only water. And then we put some oil in the middle. Yeah, very good. Very good. Very good. We put it. So the boys cook as well, that look good. Assaggio il pollo. Vediamo un po'. Picca? Col curry, un pochino, poco. Ti dico io cosa assaggiare. Questo è particolarmente interessante perché è mango con dentro il chili. Perché pare che molti mangino la frutta con dentro il chili, quindi piccante. Quanto sa di mango e quanto sa di chili? Mango 1%. La tua faccia già risponde. Tutto il resto è piccante. Quindi ci hanno offerto del rum locale. Ma visto che è troppo forte, sto facendo rum e coca. Dopo cena Rani veste tutte le donne a festa con i suoi stessi vestiti e suo nipote ci fa l'enne. Infine tutti tranne il cameraman ballano. Ok
ragazzi, la nostra cena è finita. Sì. La nostra cena pseudo indiana è stata molto diversa dalla cena che abbiamo fatto in India. Decisamente. Decisamente. Però molto molto interessante. Sì. Noi andiamo a dormire, ci vediamo domani con l'ultimo giorno ufficiale a Mauritius. Allora, cosa stiamo facendo? Dove siamo? Siamo alle Morne. Sì, siamo tornati. Siamo tornati, col sole. Guardate che bella giornata. Un po' ventoso qui, ma ci sta, è un punto super famoso per il kitesurf, ma anche per altri due motivi. Il primo che vi raccontiamo è un po' tristino. Praticamente questa montagna è famosa, purtroppo, nella storia di Mauritius perché gli schiavi che scapparono dai francesi si rifugiarono qui su questa montagna. A un certo punto videro delle barche arrivare, delle imbarcazioni, e pensarono di essere ormai spacciati. Quindi hanno preferito suicidarsi piuttosto che tornare ad essere schiavi. Quello che non sapevano è che stavano arrivando gli inglesi e che la schiavitù sarebbe finita. Quindi purtroppo si sono suicidati per niente. C'è un monumento dedicato a questa vicenda davanti alla spiaggia di Le Morne. Sì, quella pubblica. Sì. Nel centro. Noi invece adesso siamo nella punta più a sud, perché l'altro motivo per cui è famosa questa zona sono le cosiddette cascate sottomarine. Ora si dovrebbero vedere dall'elicottero. Noi non siamo riusciti a prenotare il tour perché avevamo poco tempo, non sapevamo quando fosse il giorno perfetto. Esatto. E quindi abbiamo il nostro dronino e regoliamo il filtro polarizzatore in modo da eliminare i riflessi dell'acqua e cerchiamo di farvele vedere e di vederle noi stessi. Proviamo. Ci proviamo. Shooting col drone fatto, speriamo che le riprese vi siano piaciute. Finalmente un po' di mare delle Mauritius, è questo che volevate vedere, immagino. L'ultimo giorno abbiamo anche questo, non vi facciamo mancare nulla. Non facciamo il bagno qui perché abbiamo un'altra idea. Sì, vediamo se riusciamo a realizzarla. Non diciamo niente però, andiamo. Ed eccoci qui, allora, camminata verso le Rochester Falls. La strada per arrivare qui è sterrata e c'è l'autista che in caso di pioggia è praticamente impraticabile per via del fango, eccetera. È molto bumpy, però da quando ci ha lasciato lui adesso sono 5 minuti a piedi, si sente già il rumore, si vedono già là in fondo. E voilà. Voilà. Siamo tornati in hotel ieri in realtà, perché sì, questa è la nostra ultima giornata, la nostra ultima alba in realtà, perché tra adesso arrivano a prenderci. Sì, 5 minuti, chiudiamo tutto e ce ne andiamo. Ma prima volevamo fare delle considerazioni finali per quanto riguarda questo viaggio, quindi stick with us, iniziando un po' da quello che è, diciamo, lo stereotipo di Mauritius che un po' tutti hanno, ovvero vai a Mauritius e vai in spiaggia. Sì, ma noi le spiagge le abbiamo viste per 3 volte, tipo. Sì, e comunque c'è stato un sacco di cose da fare e da vedere, ma non è chiaramente tutto. Non è tutto, quindi noi siamo stati 7 giorni. 7 giorni. Diciamo che possono essere sufficienti se le giornate sono tutte così. Esatto. Ma vi consigliamo di organizzare un viaggio con 2 giorni in più. Sì. Rispetto a quello che state organizzando, nel senso, voi organizzate il viaggio per una settimana, prenotate per 10 giorni, così nel caso abbiate brutto tempo per qualche giorno avete altro tempo per recuperare quello che non avete fatto, o comunque semplicemente per stare in hotel e godervi quello che gli hotel danno da offrire. Esatto, che è comunque parecchio. Molti resort hanno un sacco di attività gratuite che noi non abbiamo avuto tempo di fare, però sono comunque incluse nel pacchetto. Questo vale soprattutto se viaggiate da ottobre a marzo, che è più o meno la stagione estiva e quindi più piovosa, dove c'è più possibilità che qualche giorno semplicemente non possiate fare quello che avevate pianificato. Soprattutto se inoltre, oltre alle piogge, ci sono anche i cicloni, che quindi sì, distruggono la situazione. Diciamo che noi siamo stati in realtà super fortunati con questa situazione, perché sì, il ciclone ci è solo passato di fianco. Invece Rodriguez, che è un'isola che fa sempre parte della Repubblica di Mauritius,
ci sono stati parecchi danni e ci dispiace molto della cosa. Sì, un'altra cosa di cui volevamo parlare è le danze sega, che sono appunto tipiche e culturali di qui. Se non organizzate niente di specifico, non preoccupatevi, perché in teoria ogni resort ha una serata dedicata appunto alle danze, dove invitano un gruppo e quindi potete comunque assistere. Detto questo, dovuti ringraziamenti innanzitutto dall'Italia per aver fatto partire questo progetto e aver fatto partire noi, ovviamente, sì, da Roma direttamente. Poi all'Ente del Turismo, sì, Mauritius Tourism, per tutto il supporto. Le accommodation, quindi il Maritim, l'Intercontinental e lo Zilwa, dove siamo ora, per averci ospitato. E ultimo ma non ultimo, e l'Itwayage, uh-huh, che ha organizzato il tour culturale, ma soprattutto il nostro terzo matrimonio. Yeah! Bene. Vi è piaciuto il nostro terzo matrimonio? Ringraziamo voi per aver guardato il video e grazie davvero di esserci. Ci vediamo al prossimo viaggio. Ciao. Ciao.